Invece passiamo a questo Easy Bijou. Ah, come vedete, già il bracciale è molto carino, è particolare. È difficile vedere bracciali di questo genere, quindi già il bracciale che è nella copertina non è male. Allora, io adesso vi faccio vedere un attimino le creazioni che sono qui e vi darò anche delle mie descrizioni volendo. Vabbè, questi sono dei ciondoli, una collana un po' con dei ciondoli particolari realizzati con perline, perle varie. Di ogni genere, e, diciamo, non è male, insomma, è un'idea carina. Poi abbiamo anche un lavoro di una collana con degli anelli. Poi abbiamo anche un lavoro in chainmail. Eccolo qua. Allora, per esempio, questo lavoro. Tanto per farvi un esempio che richiamo quello che dicevo in anticipo, a volte questa è una collana realizzata in chainmail. Ora noi queste maglie le conosciamo bene, le abbiamo già viste tante volte. Io ho realizzato anche dei tutorial su queste maglie a rosetta, anche quelle multiple, no? Però per esempio una cosa che non trovo, che trovo abbastanza discordante, è che tra i materiali utilizzati di questa collana non viene mai nominato lo spessore degli anellini. E io su questo non sono d'accordo, perché lo spessore degli anellini è importante per la realizzazione e soprattutto appunto proprio per, diciamo per l'effetto che viene fuori dalle realizzazioni. Quindi questa è una delle cose appunto che mi sento di sottolineare. Vabbè, la collana insomma è abbastanza semplice, noi l'abbiamo già vista altre volte queste maglie. C'è di nuovo una collana in chainmail, questa molto carina. Realizzata con diciamo una piccolissima sezione di maglia giapponese e poi con un unice molto grande attaccata. Allora, ci sono ovviamente le spiegazioni, poi insomma ci sono altre realizzazioni, a me non fanno impazzire. Questo bracciale non è male, è carino. Oh, una cosa carina è questo qui, che è una buonissima idea per un bracciale da uomo. Ed è una realizzazione molto carina e io già avevo realizzato qualcosa di simile a questo in realtà, di molto simile. Anche le chiusure, purtroppo non ho le foto, l'ho realizzato già da tempo, ma anche le chiusure di questo bracciale fatto con. Allora, questo è realizzato in corda. In realtà io una cosa molto simile l'avevo realizzata con il caucciù e anche con il cotone cerato. E la chiusura l'avevo realizzata proprio a mano. Anche questo con il colin gizmo l'avevo diciamo realizzato questo genere. Ne avevo realizzato un tipo anche in rame, che era veramente molto carino. Poi guardate, vi sto dando degli spunti, cioè io vedo le cose e poi prendo spunti anche da cose che ho realizzato io. Questa collana molto particolare, ma questa praticamente dipende, la particolare di questa collana sono proprio le perle, sono tutte di ceramica molto ben lavorate. Questo qui è un altro anello di fiori e questo viene realizzato proprio con dei fiori Swarovski. Poi di nuovo degli orecchini in wire. Questa realizzazione in perle e nylon che è fatta con l'uncinetto mi piace molto. Sapete che io amo lavorare l'uncinetto, il filo wire con l'uncinetto, quindi queste diciamo sono creazioni che si avvicinano molto, anche se lavorare il filo di nylon è molto più facile con l'uncinetto, il filo wire è più duro e quindi richiede una maggiore parte forza, applicazione proprio della spinta, diciamo, delle mani, ma poi diciamo anche nel modellare le creazioni realizzate con filo wire, diciamo, ci sono abbastanza difficoltà e quindi su quel tipo di realizzazioni c'è da perdere molto più tempo sicuramente rispetto a queste. Niente, il giornale sono finite. Vabbè, come appunto vi avevo detto, proprio per prendere spunto. Proprio per prendere spunto, proverò a fare questo genere di perle perché mi piacciono molto e probabilmente proverò a fare anche questi anelli. Io niente, vi ringrazio per avermi seguito, insomma, spero vi sia piaciuta questa recensione. Io credo che le riviste servano sempre, anche se poi ci rendiamo conto che a volte in certi momenti magari noi ci sentiamo molto più creative di tante altre persone, però effettivamente.
Servono sempre per dare spunto, ma anche per dare una panoramica di quali sono tutte le tecniche, che è importante. Una nota ovviamente che devo fare a merito diciamo, di tutti coloro che rilasciano tutorial su YouTube è che spiegano molto meglio la tecnica e questo per me è importante, nel senso che quando vedo una Sara di Sarobest che spiega la tecnica del peyote, veramente come funziona, so già che sarò in grado poi di fare qualsiasi genere di realizzazione del peyote che mi interessa. Quando vedo spiegare una realizzazione in maglia tubolare, so già che appunto sarò capace poi di realizzarne tante altre. Quindi ecco, questa è una, diciamo, una nota che mi sento di fare perché ovviamente occorre dare il merito alle riviste perché appunto cercano di proporci le cose creative, le cose carine e tutto quanto. Però è vero anche che ci sono molte persone che forniscono schemi anche solo di base molto ben dettagliati e molto ben spiegati e li troviamo normalmente tutti i giorni praticamente su YouTube come anche sulla rete. Quindi è importante, guardate, conoscendo un pochino l'inglese ci sono veramente tantissime cose. Io detto questo vi saluto, vi ringrazio e alla prossima, ciao!